il menù praticamente è formato da carciofi dorati e fritti, tortino ai carciofi, fusilli carciofi a speck, mezze maniche al sugo di carciofi, patate e carciofi al forno, carciofi arrostiti e poi, per quanto riguarda la bevanda, vino oppure acqua. Ecco carissimi utenti, questo appunto, siamo in presenza del reparto dei carciofi arrostiti. C'è l'esclusiva praticamente qui in provincia di Salerno e anche nella regione Campania. I carciofi arrostiti si possono vedere e mangiare soltanto qui in località Gromola. In realtà siamo in presenza di carciofi che hanno l'indicazione geografica protetta e inoltre fanno parte della categoria C3. Come si può vedere, davvero un carciofo eccezionale, naturale soprattutto, che i visitatori cercano di poter mangiare e gustare, e si recano prima giustamente delle ore 20, quando inizia la festa, per poter prenotare. La folla dei grandi eventi, il tutto esaurito, è previsto ogni anno qui alla località Gromola, nel comune di Capaccio, in provincia di Salerno. Allora, questo è il primo prodotto importante, vero? Per questa è la base della salsa di carciofi rosso, la pasta di mezze maniche con carciofi, fatta con ragù, carciofi, cipolla, aglio sfritto, con un prezzemolo e semplicemente carciofi frullati e poi cotti. Aggiunto il sugo, si lasciano cuocere per 5 ore circa e quindi abbiamo una preparazione per circa 500 pasti poi. Qui abbiamo la salsa bianca, cioè praticamente solo carciofi sfumati con lo speck, sempre con base di aglio e un po' di cipolla, olio extravergine, si lasciano cuocere per circa 3 ore e una quantità di 300 carciofi per avere circa 250 porzioni di pasta da servire e fusilli e ricci. Ecco, questo è davvero una particolarità. Il tortino con carciofi. Sì, preparato con patate lesse, quindi schiacciate, carciofi, uva, formaggio fuso e in più formaggio praticamente provola affumicata e formaggio grattugiato parmigiano reggiano. È un impasto che dopo vengono preparati nei bicchieri di creme caramel e hanno una cottura di circa 20 minuti al forno. Ecco i carciofini fritti, carissimi utenti, come si può vedere dalle immagini, un altro prodotto vero fantastico. Sì. Qual è la differenza? La differenza è questo: il cuore di carciofi il più tenero possibile, con un impasto di una pastella fatta con uova, farina e latte. Semplicemente aggiunto un po' di pepe e sale, una pastella molto liquida, che vediamo qui la preparazione. Questo è fatto con latte? Sì, latte, uova, farina, sale e pepe. Ecco, vedete il vino, che praticamente è davvero un vino speciale, un vino di alta qualità, un vino denso, un vino rosso di Montepulciano. Ecco, davvero un vino qualitativo, un vino che in realtà assaporato e abbinato molto bene con il carciofo. Siamo sempre qui presso un altro stand, i dolci. Eccolo nelle immagini lo stand dove ci sono tantissimi dolci che si possono gustare. Siamo qui praticamente con Alessandra, che ha creato questi dolci. Abbiamo il profiterol al limone, giusto per, riguardo il Cilento, quindi per richiamare un po' il gusto del limone. Poi abbiamo inventato una coppa pan di stelle, il pan di stelle con una mousse al cioccolato. Poi abbiamo una mousse ai frutti di bosco, dove ci sono lamponi, more, sempre cilentane. E poi la novità è il Choco Cinar, che in effetti sono dei savoiardi imbevuti nel Cinar e con delle mousse sia alla vaniglia che al Cinar, e poi ricoperto col cioccolato fondente. Ed infine abbiamo la torta di mandorle, che io la chiamerei anche torta torroncino perché c'è anche l'amaretto dentro. Ho dimenticato la torta al cioccolato per i gusti più fini e più sottili dei capaccesi. Siamo qui in presenza di un'altra visitatrice che è venuta all'evento del carciofo qui alla località Gromola nel comune di Capaccio. Ecco, ha scelto questa sera per gustare il carciofo arrostito, vero? Sì, sicuramente, perché è buonissimo, è saporito, è la specialità di Pestum. Bene, ecco, giustamente il carciofo arrostito, qual è la differenza con il carciofo non arrostito? Lei che giustamente cucina pure. Quella arrostita è tutto un altro sapore, arrostito sulla brace è un'altra cosa, poi si fa in tanti modi, però arrostito è quello che è più speciale. È più speciale. Ecco, ritiene che qui l'organizzazione è impeccabile, è perfetta ogni anno?
Sì, per me sì. Tutto ok, organizzatissimi e tutto bene. Ecco, lei è presente anche all'evento dei dolci, allo stand dei dolci, dove vengono presentati dei dolci particolari, dei dolci di carattere artigianale. Lei penso che li assaggerà, sono abbinati alla festa del carciofo. Li ho già assaggiati e sono buonissimi e tutto ok. Ecco, abbiamo proprio dei visitatori che stanno cercando di, prego prego, di acquistare in realtà i dolci particolari. Abbiamo la coppa Ciocco Cinar, davvero una coppa speciale. Ecco, cosa ne pensa lei di questi dolci che già visto? E se non li assaggio, che cosa posso pensare? Facciamo assaggiare. Dalla vista sembrano belli, però a volte l'apparenza inganna. Sì. Siamo qui con un altro visitatore che presenta l'evento del carciofo. Ecco, lei ha scelto Grobola per la festa del carciofo perché il carciofo è arrostito, vero? Sì. Cioè, qual è la differenza col carciofo non arrostito? Lei che è presente questa sera? Beh, diciamo che il gusto è gusto, però il carciofo è un prodotto locale, poi qua tutto sommato lo sanno anche cucinare e ben preparare. Lei viene ogni anno? Sì, sì, sono un cliente assiduo della festa del carciofo. Di un visitatore qui all'evento del carciofo, alla festa del carciofo in località Gromola a Capaccio. Ecco, lei da dove viene? Da Capaccio. Da Capaccio. Giustamente Capaccio è ricca di luoghi e eventi culturali. Lei ha preferito questa sera qui la festa del carciofo alla quinta edizione, davvero un successo strategico. Cosa ne pensa lei di questa quinta edizione? Prego, e perché è venuto qui proprio alla località Gromola? Perché qui c'era la festa e comunque è una cosa per stare tutti insieme. Bene, una cosa per stare tutti insieme. Giustamente lei preferisce il carciofo, le piace il carciofo? Certo. Proprio il carciofo arrostito, lei sì. Bene, perfetto. Sì, siamo qui già con alcuni visitatori che hanno acquistato praticamente i carciofi, giusto? Certo. Ecco, lei in pratica da dove viene? Da Bellizzi. Ecco, come mai è presente all'evento? Beh, perché diciamo l'evento riconosciamo che è fatto bene, è una bella manifestazione e quindi abbiamo ritenuto opportuno passare un po' di tempo qua. Siamo alla cassa, in realtà i visitatori già stanno prenotando i carciofi e le pietanze che prevedono appunto i carciofi. Ecco, lei da dove viene, mi scusi? Da Roma. Ecco, da Roma è presente qui all'evento per quale motivo? Mi trovo in un paese del Cilento, a Matonto. Bene, ecco, e perché quindi ha scelto... ho saputo che c'era questa cosa e sono venuto. Ecco, mi fa piacere, che cosa prenoterà sì, questa sera? Anno che vengo, mi piace. Mi piace. Perché le piace? Perché a parte mi piacciono i carciofi. I carciofi, cosa acquisterà questa sera? Carciofi, sì. Abbiamo un altro visitatore, ecco, lei da dove viene, scusa? Da Varese. Ecco, ha scelto di venire qui, giustamente sta facendo la fila. Sono con degli amici, mi hanno invitato a venire qui e quindi... Sì, per assaggiare la cucina cilentana. Siamo qui con un altro visitatore, giustamente lei sta cercando di poter acquistare i carciofi e perché è presente all'evento, mi scusi. No, vengo ogni anno. Ogni anno, da dove viene lei? Santa Maria, di Castellabate. Bene, preferisce questo evento, perché lo preferisce? È perché è organizzato bene. Organizzato, in che termini? Ma in termini di posto a sedere... E c'è lo spazio utile per girare e vedere qualche cosa. Ecco, buonasera, siamo qui con alcuni visitatori che stanno venendo per prenotare il carciofo. Buonasera, mi scusi, ecco, lei da dove viene in pratica? Da Capaccio, sono capaccese. Da Capaccio, ecco, ha scelto questa sera la località Gromola per la festa del carciofo. Perché sono di Gromola. Ecco, benissimo, lei vabbè è venuto qui per assaggiare il carciofo arrostito. Sì, per degustare i carciofi... Pesto. Ecco, qual è la differenza con gli altri carciofi? In pratica il carciofo arrostito che ha ottenuto giustamente l'IGP, indicazione geografica protetta, risulta un prodotto davvero squisito. Sì, e indubbiamente fa parte anche dalla natura del terreno. È il terreno che ci dà la possibilità di coltivare questo tipo di carciofo, in effetti. Il clima è tutto l'assieme. Quindi è il metodo di coltivazione anche. Che metodo di coltivazione si usa? Normale, non diciamo proprio biologico, ma al 99%.
Ecco, un'altra domanda le volevo chiedere: con questi carciofi, giustamente durante il corso dell'anno, si possono preparare diversi piatti con la pasta, vero? Sì. Abbiamo un modo di dare, cioè il carciofo si sposa benissimo con la pasta e con altre pasta locale, tipo cortecce, tipo i fusilli. È un prodotto, poi mangiarlo arrostito è tutta un'altra cosa. Buonasera. Ecco, siamo qui con altri utenti che stanno arrivando per provare il carciofo arrostito. Ecco, voi da dove venite? Noi veniamo da Salerno, però ci hanno proposto già da Salerno degli amici la pizza con i carciofi. Ecco, la pizza che è una con specialità i locale. Ecco, la pizza con i carciofi è davvero un prodotto che voi cercate di mangiare, ma ci sono anche i piatti di pasta con i carciofi, ci sono tanti altri prodotti che sono davvero squisiti. Ecco, in realtà lei è giunto qui insieme a sua moglie proprio per gustare il carciofo arrostito. Ecco, qual è la differenza, signora, con il carciofo non arrostito? Beh, il carciofo arrostito ha un sapore speciale, soprattutto quando è della terra, quando sono quelli neostrani, quelli della zona, sono molto buoni. Bene. Preferisco quella arrostita agli altri, veramente. Grazie. Ecco, giustamente, mi scusi un attimo, l'evento qui, voi è la prima volta che venite? Sì, la prima volta che veniamo qui. Ecco, che impatto già avete avuto con l'evento? È stupendo, bello, è ben organizzato. Ben organizzato, sì. Vero? Ben organizzato. Io faccio parte dei bersaglieri di Salerno e pertanto dal 13 al 19 maggio ci saranno grandi eventi a Salerno per quanto riguarda il raduno nazionale dei bersaglieri. Ci saranno circa 60 fanfare e si prevede un afflusso di 200-250 mila penne nere. Benissimo. Ecco, giustamente lei, volevo chiederle, è venuto qui insieme a sua moglie per assaggiare anche i prodotti, i piatti di pasta. Assaggiato lì. Ecco, cosa avete assaggiato, prego? Abbiamo provato i peperoni, la cipollina, questa roba qui, che sono salumi, vogliamo prendere anche dei formaggi molto buoni. Salumi, sì. La pasta non l'abbiamo ancora mangiata. Ecco, benissimo. Vabbè. Allora attendiamo poi successivamente un'ulteriore intervista per verificare per il tipo di prodotto. Ecco, buonasera, siamo qui con un visitatore che è giunto a Gromola per assaggiare in pratica il carciofo. Ecco, perché lei presenta Gromola? Cittadino di Agropoli, sono di Agropoli. Vabbè, lei viene da Agropoli per assaggiare in pratica? No. Sì, mi dica. Vabbè, ma lei sta qui per assaggiare il carciofo arrostito, giusto? Sì, certo. Cosa ne pensa di questo carciofo arrostito? Meraviglioso. Meraviglioso. Sempre. Ogni anno siamo qui. Ecco, lei viene ogni anno per quale motivo? Per la festa del carciofo. Per la festa del carciofo, giusto? Ecco, riesce in realtà ad essere soddisfatto quando va via. Bene, bene. Siamo qui con un visitatore che è giunto qui alla località Gromola per la festa del carciofo. Lei da dove viene, mi scusi? Da Gromola. Ecco, come mai? Cerca di provare il carciofo arrostito, vero? Eh sì, ogni anno. Ecco, insomma, lei a casa in genere non lo mangia perché è un prodotto particolare? No, è lo difficile. Ah, lo mangia pure, insomma. Però qui in pratica lo fanno, lo cucinano in modo praticamente eccezionale. Cosa pensa? Sì, ha dei privilegi? Sicuramente fatto bene. Perfetto. Ecco, lei signora, mi scusi un attimo, ha detto suo marito che pure lo cucina il carciofo arrostito, vero? Sì. A casa, quindi in realtà si prepara, è difficile prepararlo? Vabbè, non tanto. Non tanto. Sono piccole cose, però fatte bene. Piccoli, ecco, procedimenti, ma fatti bene. Ecco, però in realtà lei è presente questa sera qui appunto per provare questo carciofo, giusto? Sì. E in realtà viene qui, è un carciofo diverso dagli altri, mi scusi, cosa ne pensa? Beh, vabbè, la qualità che è diversa. Allora, siamo qui con altri visitatori all'evento della festa del carciofo qui a Gromola. Ecco, lei sta attendendo la pizza al carciofo. Cosa ne pensa lei di questa pizza al carciofo? Cosa si attende lei dalla pizza al carciofo? Un buon prodotto locale, dovrebbe essere un buon prodotto. È il nostro, dovrebbe essere un prodotto di lancio sul territorio e penso che è giusto che proviamo la pizza con i carciofi. Bene, bene. Ecco, alla fine lei è rimasta entusiasmante, è già stato qualche altra volta qui all'evento? Sì, sì. E quindi c'è tornato perché è rimasto soddisfatto? Sì, sì. Bene. Buona organizzazione. Lei da dove viene? Stesso di Capaccio. Abbiamo un altro visitatore qui all'evento della festa del carciofo. Lei da dove viene, scusi? Da Capaccio. Ecco, la
pizza al carciofo, lei la sta cercando, vero? Sicuramente. Come si, che si attende praticamente? No, vabbè, l'ho già provata, so che è un'ottima pizza, poi sono sicuramente bravi anche i pizzaioli perché conosco anche loro, quindi vado a botta sicura. Allora, siamo qui con un visitatore, buonasera, ecco, lei da dove viene, scusi? Provincia di Bari. Bene, da Bari e qui all'evento, come mai ha scelto proprio Capaccio per l'evento? Mi è stato consigliato di venire qui e stasera siamo qui con voi. Bene, ecco, giustamente il carciofo arrostito, sì. Lei lo prova sempre, non sempre lo prova? No, però dalle nostre parti non c'è questa specialità. Questa specialità, lei, ecco, volevo chiedere, lei è venuto qui per provare il carciofo? Sì. L'ha mai provato questo carciofo arrostito? L'ho fatto in casa, però qui no, mai, la prima volta che vengo. Cosa si attende? Sicuramente di scoprire dei sapori, cioè nel senso che sapori di una volta, ecco, diciamo, quindi... Ecco, un'altra domanda, lei da dove viene? Io vengo da Campagna, qua, provincia di Salerno. Benissimo, diciamo, sono otto diverse pietanze, esatto, otto pietanze, quindi lei cosa ne pensa, cosa si aspetta? Sicuramente un prodotto buono, no? Otto portate. Otto portate, più la pizza al prezzo, al carciofo, più la pizza. Ah, guardi, non so, più la pizza al carciofo e poi il carciofo arrostito. E poi il carciofo arrostito, ok. Appunto qui, appunto per provare il carciofo arrostito di Gromola nel comune di Capaccio in provincia di Salerno. Ecco, perché questa sera ha scelto proprio qui per provare appunto il carciofo arrostito, vero? Sì, sì, anche perché ne ho sentito parlare. Molto bene. Molto bene, sì, sì. Quindi in pratica lei li mangia quotidianamente a Napoli, passa il carciofo? Sì, certo. Okay, no. Ecco, signora, cosa ne pensa lei di questo evento del carciofo? Vengo ogni anno. Ecco, lei da dove viene? Da Battipaglia. Siamo qui con alcuni visitatori provenienti da dove, prego? Da Napoli. Ecco, lei è giunto qui, giustamente si è trovato per caso, avrà visto l'evento del carciofo e è venuto qui appunto per assaggiare il carciofo. Certo. È difficile a Napoli trovare un carciofo di questo tipo, vero? È vero, è vero. Anche se girando si possono anche trovare a Napoli. Il carciofo arrostito. Il menù praticamente è davvero completo, con tortino al carciofo, due tipi di pasta da mangiare, quindi veramente viene la voglia di mangiare. Certo, certo. Ecco, sembra benissimo. Tutto buono. Per lei invece che donna, mi scusi, è difficile cucinare il carciofo arrostito, cosa ne pensa lei? Abbastanza, però qua vedo che sono molto bravi invece. Siamo qui proprio alla cassa, ecco, com'è andata l'anteprima, mi scusi, prego. Bene, bene, è andata bene, non ci possiamo lamentare, c'è stata affluenza nonostante stamattina c'è stata un po' di pioggia. Bene, ecco, volevo chiedere, in genere qui si richiede soltanto menù completo, vero? O menù completo, oppure carciofi arrostiti, oppure c'è la pizza o coi carciofi, e per chi non piace c'è anche la pizza margherita. Ecco, i visitatori, ecco, lei da dove viene, scusi? Noi veniamo da Caserta. Ecco, giustamente. Siamo qui per caso, non avevamo messo in programma di venire alla festa del carciofo. Francesca, vieni. Ecco, in realtà la provenienza da Caserta, siete andati a mare oggi, vero? Sì, abbiamo fatto un piccolo weekend, lavoriamo tutta la settimana e quindi ci siamo concessi questa piccola pausa. Avevamo pensato di vedere i templi oggi, però ecco, abbiamo letto poi Sagra del Carciofo, non abbiamo... Bene, cosa ne pensa? Cosa si aspetta lei da questa festa del carciofo? Che i carciofi siano buoni, innanzitutto, che siano combinati con tanti piatti tipici locali e niente, che ci delizino un po' il palato, ecco. Benissimo, ecco, secondo lei qui effettivamente, se lei lo sa, io glielo anticipo, realizzano il carciofo arrostito? Sì, anche dalle nostre parti, noi veniamo da Castelmorone, che è un piccolo paesetto di Caserta. Ma siete famosi più per gli asparagi, vi pare, vero? Sì, sì, sì. Poi i carciofi fanno parte del nostro menù locale, ecco. Bene, quindi, ecco, quindi abbiamo già assaggiato, facciamo anche noi carciofi in casa. A fare la comparazione, in pratica? No, assolutamente, noi gustiamo e basta. E ecco, sì. Lei comunque che impatto ha avuto con l'evento della festa del carciofo? Noi non sapevamo l'evento, quindi per voi siamo arrivati ora, penso sarà positivo, dipendeva dal menù, ecco. Prenderemo un menù, lo mangeremo e da lì ne faremo le nostre conclusioni. Certo. Ecco, siamo qui con altri visitatori che sono venuti all'evento gastronomico del carciofo. Buonasera. Ecco, mi scusi un attimo, buonasera, perché siete presenti, da dove venite? Prego. Da Salerno veniamo. Ecco, avete scelto questa sera qui l'evento della festa del carciofo per quale motivo?
Perché ci eravamo già stati anni addietro e ci è piaciuta. Mi è piaciuta quindi molto. Ci siamo quindi ritornati. Il carciofo arrostito fa effetto in pratica. Non solo quello arrostito, anche tutte le altre specialità. La pasta praticamente. La pasta, sì, ecco, tortino. Per lei invece, mi scusi un attimo, lei viene anche da Salerno, vero? Sì. Ecco, ha preferito giungere qui alla festa del carciofo per quale motivo? Un po' per curiosità, me ne hanno parlato bene, per cui siamo venuti a farci una passeggiata per provare a degustare questo. Quindi lei è la prima volta che viene? Sì. Ecco, cosa si attende dall'evento? Siamo arrivati in questo momento, per cui non so ancora come si svolge. Ma a lei piace il carciofo? Sì. Bene, per lei, signora, mi scusi, cosa ne pensa? È lo stesso, ci siamo accodati agli amici che ce ne avevano parlato, poi sono golosa di carciofi arrostiti. È la lei zona è proprio golosa carciofi. In pratica? Sì, sì, ecco, di carciofi. Perché le attrae il carciofo praticamente? Il carciofo arrostito mi piace. Mi piace molto, quindi preferisce questa sera questa serata, insomma. Sì, sì, era per passare una serata diversa, poi siamo in terra di carciofi, quindi giustamente lei sicuramente avrà nel piatto un carciofo prelibato, senza dubbio. La terza volta che vengo e mi sono trovato sempre bene sia con i primi che sono conditi bene con i carciofi, che chiaramente il fulcro è il carciofo arrostito, penso che piace a tutti. Ecco, mi scusi, siamo qui con alcuni visitatori presenti all'evento. Ecco, volevo chiedere come mai siete presenti a questo evento, da dove venite innanzitutto? Ecco, siamo stanziali noi. Ecco, benissimo, sì, avete comunque scelto qui di mangiare questa sera il carciofo. Certamente, il nostro prodotto, quindi la vostra risorsa. Ecco, non bene. Si può farne a meno, insomma, quando ci sono questi eventi bisogna partecipare. Ecco, le volevo chiedere, lei in genere, sua moglie cucina anche carciofi durante la settimana? Sì, molti carciofi. Ecco, però qui c'è la differenza, vero? Cosa ne pensa? È migliore qua. Per lei, signora, cosa ne pensa? Sono fatti bene, invitiamo la gente a partecipare. Siamo qui con altri visitatori, lei sta facendo la fila alla cassa, ecco, tanto afflusso di persone, di visitatori, come mai secondo lei? E il carciofo piace. Il carciofo, lei da dove viene, scusi? Di origine ercolano, ma abbiamo una casetta qui. Da Ercoli, ercolano, quindi è venuto praticamente dalla provincia di Napoli. È difficile trovare i carciofi arrostiti, vero? A Napoli. Ci sono alcuni che li fanno, insomma. Vabbè, lei è venuto qui nell'area, in quest'area, per provare proprio il carciofo e i piatti, giustamente. Siamo qui un poco per fare il weekend. Ecco, quindi lei, signora, invece, mi scusi un attimo. Ecco, bene. Ecco, lei sta facendo la fila appositamente per provare il tortino di carciofi. Un po' tutto. Fusilli con carciofi. Voglio provare un po' tutto. Un po' tutto. Cosa ne pensa di questo evento che si fa qui sempre a Gromolo ogni anno? Questo è il secondo anno che partecipiamo, quindi ci è piaciuto l'anno scorso. E anche quindi ritiene lei che è un evento da seguire, giusto? Certo, con attenzione. Certo. Ma lei cosa sceglierà? Vabbè, qui c'è il menù completo. Poi ci sono carciofi, menù completo, vero? Sì, mangiate molti piatti, insomma. Ecco, vedete, qui i visitatori già con una pietanza ricca, carciofi arrostiti, pasta con carciofo, fusilli, è davvero un menù prelibato, vero? Credo di sì, è la prima sera che lo assaggio. È l'assaggio, quindi in realtà cosa si attende da questo menù con un carciofo arrostito davvero eccezionale? Credo che è qualcosa di speciale, visto che siamo nella zona del carciofo, quindi credo che dovrà essere obbligatoriamente bene. E cosa ne pensate di questo menù, di questo vassoio che è bello a vederlo, però non so, non l'ho assaggiato ancora. Ecco, lei da dove viene, scusi? Io sono del Marocco. Bene, ecco, dal Marocco. Lei è venuta appositamente qui a Gromola per assaggiare le pietanze di carciofo. Sì. Qual è la sua opinione sul carciofo arrostito? Ah, a me mi piace il carciofo, mi piace cioè come si cucina in generale. Ah, ecco, anche tu i piatti, giustamente, di carciofo. Sì, sì. Bene. Ecco, lei invece le piace pure, diciamo, mangiare pietanze di carciofo, eh? Cosa ne pensa lì? A me mi piace la pizza con carciofo. La pizza col carciofo, bene. A lei invece cosa pensa? A me è uguale, sempre pizza con carciofo. Benissimo. Ma lei invece cosa pensa di quel vassoio che abbiamo visto poco fa? Io parlo italiano non bene. Vabbè, ma alla fine a lei col carciofo piace? Piace, bene. Ecco, abbiamo altri visitatori che sono venuti qui a Gromola per assaggiare il carciofo davanti al menù. Come si può vedere, ecco, lei che cosa sta cercando di verificare, di provare, mi scusi? Cosa c'è? Cosa lei alla fine prenoterà? Non lo so, sono indecisa. I fusilli, carciofi e speck? Oh, non lo so.
penso quello, o la pizza con... Bene, bene. Lei da dove viene? Da Ponte Gagnano. I visitatori stanno scegliendo giustamente il tipo di coppa, hanno scelto praticamente il profiterol al limone. Ecco, il profiterol al limone, il profiterol al limone, eccolo nelle immagini, un profiterol davvero artigianale, un profiterol che in realtà devono in realtà acquistare per assaggiarlo. E offriamo anche il cinar. E viene offerto anche il cinar, come si può vedere alle immagini, davvero. Grazie. Un menù davvero molto completo, vero? Meraviglioso. Ecco, voi siete uno di qui, da dove venite? Da Eboli. Ecco, avete scelto praticamente la festa del carciofo perché? No, perché ogni anno è una tradizione per noi, ci piace l'organizzazione, poi com'è fatta, con la speranza che si organizzi pure un po' di balli. Bene, bene, e come lei signora invece cosa ne pensa? È una festa eccezionale, guarda, veramente ci meravigliamo e siamo fieri che nella zona ci sia questa festa del carciofo proprio in questo periodo, che non ci sono altre feste, e poi racchiudo questo periodo di tempo dal 25 al 1 maggio, è una cosa eccezionale. L'anno scorso è meraviglioso, quest'anno è una cosa stravagante, anzi siamo fieri, noi siamo, questa siamo è la terza nella zona, sera, siamo di Eboli, è la terza serata, è la prima, che siamo è la prima venuti saga. E quindi i carciofi sono arrostiti in modo eccezionale, il primo piatto è una fusilli, tutte quelle ciambottine che hanno preparato queste cuoche così brave, è una meraviglia, una delizia di pestum di grommo. Ecco, mi scusi, ma parliamo un attimo del carciofo. Sì. Ecco, giustamente c'è un menù completo di ben 8 piatti. Sì. È davvero un menù straordinario. Sì, i fusilli sono proprio cucinati doc, come le mozzarelle. Adesso lo vediamo loro di andare a consumare. Poi abbiamo anche i tortini con carciofo. Sì, ecco, sì, sì, fa buonissimo. Ma pure la pizza è pure col carciofo. Le abbiamo assaggiate. Anche la pizza. La pizza col carciofo, col vino, buona, guarda. Si può scegliere, c'è possibilità di scelta. Certamente non c'è la carne, ma a noi non interessa questo. Siamo vegetariani. No, ma noi siamo vegetariani, infatti guarda che linea. Ecco, e poi mi scusi signora, volevo chiedere qual è la differenza tra il carciofo arrostito e il carciofo non arrostito? Vabbè, il carciofo arrostito è una cosa che si fa sulla brace lentamente, va cotto lentamente, poi le bucce, diciamo, le foglie sono appena brustolite, c'è lo sfizio di togliere quelle foglie e che poi si presenta sotto la foglia più morbida da mangiare, è più sfiziosa, invece quella in umido è cotta a vapore, un altro sapore, un altro gusto, ecco. Bene, bene, sì. Dico, voi in questo momento avete fatto un brindisi con il carciofo, si può fare il brindisi? Certamente, si può, ecco, fare, le cose buone si deve fare sempre. Ecco, perfetto, lei sta provando proprio il carciofo arrostito, lo possiamo provare un attimo, prego, dal vivo? Vuole che le dica com'è? Bene, proviamo appunto questo carciofo arrostito, davvero splendido, come si può vedere dalle immagini. Possiamo è ben fatto, provarlo ben cotto. Possiamo provarlo? Lo proviamo, togliamo la parte esterna, la togliamo perché è un po' bruciata, prendiamo la foglia cotta, vediamo. Ecco, com'è questo carciofo? Buonissimo. Buonissimo, ecco, lei da dove viene, scusi? Io sono napoletana e per metà di Altavilla Silentina. Sono romana. Lei in realtà invece da dove viene, scusi? Io vengo da Roma. Ecco, lei è da Roma, proprio ha scelto questo evento. Cosa ne pensa del carciofo di Roma? Il carciofo è molto buono e la sagra è stata una gradevole sorpresa, perché non ci aspettavamo di trovare sagre in questo periodo. Bene, bene, giustamente lei ha provato anche il vino. Bene. Sì, buonissimo, buonissimo. Buono, ecco. In realtà lei ha visto l'organizzazione, come è sembrata? Allora, noi siamo arrivate affamate, siamo arrivate alla cucina e abbiamo ordinato, preso il menù e stiamo mangiando, e è stato tutto organizzato molto bene da questo punto. Ed ecco che si sta mangiando appunto il carciofo, come si può vedere. Ecco, lei ha preso due carciofi in pratica, vero? Sì. All'interno, vedete, c'è proprio veramente un carciofo eccellente. Ecco, alla fine, mi scusi un attimo, lei da dove viene? Roma. Roma, com'è stato questo carciofo? Buono. Franco Spizza di Battibaglia, che qui praticamente i visitatori vi chiedono la pizza del carciofo, come si può vedere dalle immagini. Ecco i visitatori che stanno cercando di richiedere la pizza al carciofo. Ecco i carciofi appunto di Gromola, come si può vedere nelle immagini, un carciofo davvero eccellente. Ecco la pizza carciofo e mozzarella.
voi state aspettando la pizza dei carciofi, vero? Sì, da dove sì, venite? Sì. Da Battipaglia. Bene, bene, ecco, perché ha scelto la pizza dei carciofi? Siamo venuti alla Sagra per forza dei carciofi. Bene, lei cosa si attende da questa pizza? Qualcosa di buono. Benissimo, qualcosa di buono, giusto? Certo. Bene, ecco, un evento eccezionale questo della festa del carciofo. Certo, certo.